Nella prima puntata abbiamo cercato di scoprire le origini di Antonio Pigafetta. Quanto abbiamo trovato, o meglio, quanto è stato riuscito a trovare il professor Mantese, non è molto. Abbiamo potuto rettificare la data di nascita di Antonio Pigafetta, indicata tra il 1480 e il 1485, spostandola agli anni immediatamente successivi, cioè al 1492, data del primo matrimonio del padre di Antonio Pigafetta. Così, quando egli si imbarca sulle navi di Magellano per il primo viaggio intorno al mondo, non poteva avere che 25 o 27 anni al massimo, e non i 40 come molti storici avevano indicato. Ricordate? Vi abbiamo fatto vedere le 5 navi della spedizione, anzi i modellini, e si trattava veramente di barchette, 5 gusci contro l'immensità degli oceani. Fernando di Magellano, in portoghese Fernão de Magalhães, 40 anni, è il comandante in capo della flotta spagnola, ormai pronta a salpare. Fino a pochi anni addietro era stato al servizio del re del Portogallo, prima come paggio alla corte del re, poi marinaio combattente e infine ufficiale della marina da guerra. Aveva già conosciuto l'Oriente, arrivando sino alla penisola di Malacca e qui si era distinto durante la conquista della odierna Singapore. Magellano non era un uomo facile, il suo carattere era duro e ribelle. Per questo era stato rimandato in patria e poi messo in pensione. Intanto un suo compagno d'arme, Francesco Serrano, aveva già raggiunto le Molucche e da lì lo incitava a raggiungere quelle isole colme di spezie. Dopo aver inutilmente proposto al re del Portogallo una spedizione alle Molucche navigando verso occidente come già aveva fatto Colombo per raggiungere le Indie, Magellano si rivolge al giovane re di Spagna, Carlo I, rivelandogli anche di aver trovato negli archivi del re del Portogallo una carta che gli avrebbe indicato la strada, uno stretto, per raggiungere l'Oriente. Re Carlo accetta e sottoscrive il suo impegno. Ah, bene, ragazzi, vedo che possiamo cominciare a caricare le nostre navi. Come? Vedere insieme che cosa Magellano fece caricare sulle sue navi per il viaggio. Cominciamo, 15 tonnellate di galletta. Cosa sono le gallette? Le gallette? Le gallette sono dei biscotti che devono conservarsi molto a lungo, pur essendo molto nutrienti. Andiamo avanti, 5 tonnellate di farina e di legumi secchi, eccoli lì. 5 tonnellate di carne di maiale salata. 1500 kg di mandorle e di uva passa, poi 750 kg di miele, 984 forme di formaggio, 450 corone di aglie e di cipolle, 200 barili di sardine in salamoia e 253 barili di vino di Jerez. Ma perché così tanto vino? Ah, ti meravigli anche tu, eh? Si meravigliavano anche quelli della Casa dell'Oceano, che dovevano dare queste forniture al Magellano. Che cosa si è messo in testa questo portoghese, dissero? Vuole forse fare delle grandi feste per tutti i mari? Evidentemente Magellano non voleva il vino per far bisboccia sui mari. Gli serviva piuttosto perché il viaggio sarebbe stato terribile e il vino poteva essere un elemento tonificante, utile in moltissime occasioni, anche in caso di malattia. Ma proseguiamo.
Vediamo che cosa ci mise ancora. 40 carri di legna. Eccoli, 80 botti di catrame, 15 quintali di stoppa, 6 quintali di candele, 89 lanterne. E naturalmente anche le armi che avrebbero dovuto servire in caso di difesa. 58 cannoni, 7 falconetti, 6 bombarde, 3 mortai, 60 catapulte, 50 archibugi, 100 lance, 200 corazze, 200 picche, 200 scudi e 200 elmi, 5 tamburi e 20 tamburini. Penso anche, infine, ai vari regali da fare agli indigeni, perché gli sarebbero serviti intanto per stabilire dei rapporti di amicizia con loro, ma anche come merce di scambio per ottenere cibo, spezie e materiali preziosi. Così si portò via 20.000 campanelli e sonaglini, 2 tonnellate di perline di vetro colorato, 4.800 coltelli, 600 paia di forbici e 900 specchietti e 10 specchi grandi. Ecco, come vedete, Magellano era un uomo molto previdente. E tutto questo l'avrebbero caricato proprio su delle barchette, dei gusci. Le 5 navi, insieme, non raggiungevano le 500 tonnellate. Oggi viene da ridere se le paragoniamo a una delle tante navi che entrano nel porto di Venezia. Quante volte sta il 500, cioè l'intera flotta di Magellano, in 30.000 o 50.000? E guardando queste navi che ogni giorno ci passano davanti, vien fatto di pensare che anche le navi della Repubblica Veneta, che allora dominava le rotte mediterranee, non fossero dissimili da quelle spagnole o portoghesi. Adesso qualcuno ce lo spiegherà. Ecco, vedete ragazzi, questa qui è una cocca veneta che ho costruito io basandomi su stampe dell'epoca, disegni e illustrazioni, perché di queste navi, di tutte, non esistono disegni, perché allora i maestri d'ascia, cosiddetti carpentieri, loro costruivano queste navi in base a schemi che loro avevano, che si tramandavano di padre in figlio, e erano gelosissimi di questi dati perché, non è vero, non venissero fatti da altri. Però ciò nonostante, vedete che queste qui sono costruite in Spagna e questa in Italia, a Venezia. Questa qui, veneta, vedete, ha una vela latina di Pio, e ciò è dovuto dal fatto che noi, l'Adriatico è un mare stretto e bisogna bordeggiare molto, e allora quello aiuta le virate di bordo della nave, mentre quelle che navigavano in mari molto più aperti non avevano quella necessità. Del resto, se le guardate, le ammirate, sono tutte le stesse. Le navi di Magellano vanno da un massimo di 120 ad un minimo di 80-60 tonnellate. Ci può fare un esempio della loro grandezza? Voi che siete di Venezia avete la possibilità di avere un rapporto più che non gli altri. Figuratevi che la nave Sant'Antonio era pressa poco come uno dei vaporini dell'azienda, e l'altra non era più piccola, 80 in proporzione. Quindi con quelle navi, non è vero che sono piccole perché avete la misura voi, hanno affrontato gli oceani, ben 3 oceani, e quindi potete immaginare quante difficoltà hanno dovuto superare quei navigatori. Ma con navi come queste la Repubblica Veneta usciva dal Mediterraneo? Guarda, abbiamo scarse notizie. Probabilmente hanno fatto dei viaggi verso il nord, ma la Repubblica Veneta era interessata col Medio Oriente, quindi la grande navigazione veniva sempre rivolta verso il Medio Oriente. E risulta che parecchie navi venete sono uscite dagli stretti, però non è vero, questo è stato solamente saltuariamente per necessità o per altre cause. Il giorno 20 di settembre 1519 le 5 navi in fila lasciavano Sanlúcar per un'impresa straordinaria. Solo Dio sapeva se sarebbero ritornati.
La prima tappa, dopo Sanlúcar, è alle Isole Canarie, già allora sotto il dominio della Spagna. E non è una tappa inutile. Qui Magellano viene avvisato di stare in guardia. Non piace ai portoghesi, gelosi della potenza della Spagna. L'Uni a 3 d'ottobre a mezzanotte sedette le vele al cammino dell'Austro, ingolfandosi nel mare oceano, passando tra Capo Verde e le sue isole in 14 gradi e mezzo. E così molti giorni navigassimo per la costa della Guinea, ovvero Etiopia, nella quale ha una montagna detta Sierra Leone, in 8 gradi di latitudine, con venti contrari, calme e piogge, senza venti fino alla linea equinoziale, piovendo 60 giorni di continuo contro l'opinione degli antichi. Innanzi che giungessimo alla linea a 14 gradi, molte gropade da venti impetuosi e correnti d'acqua ne assaltarono contro il viaggio. Non possendo spuntare innanzi, a ciò che le navi non pericolassero, se calavano tutte le vele e a questa sorte andavano de mare in traverso finché passava la gropada, perché veniva molto furiosa. Quando pioveva non era vento, quando faceva sole era bonaccia. Venivano al bordo della nave certi pesci grandi che si chiamavano tiburoni, che hanno denti terribili e se trovano uomini nel mare li mangiano. Pigliavano molti con ami de ferro, benché non sono buoni da mangiare, se non li piccoli, e anche loro mal buoni. In queste fortune molte volte ne apparse il corpo santo, cioè Santo Elmo, in lume fra le altre, in una oscurissima notte di tal splendore come è una facella ardente in cima della maggiore gabbia, e stie circa 2 ore e più con noi, consolandone che piangevamo. Scusa, non ho capito come un Pigafetta mette assieme la Guinea e l'Etiopia su questa costa. Vedete, Pigafetta non è che commetta un abbaglio, sì, fa una enorme confusione fra l'Etiopia, la Sierra Leone, ma vedete, le carte geografiche dell'epoca e la conoscenza delle terre appena scoperte era molto, molto limitata. Le carte geografiche dell'epoca erano disegnate a tavolino da dei cartografi che le disegnavano appunto ascoltando i racconti di questi naviganti, di questi marinai che ritornavano dai viaggi. E questi marinai non avevano una grande cultura, prevalentemente erano un po' ignoranti, quindi queste carte geografiche che Pigafetta avrà sicuramente consultato portavano dei madornali errori dovuti appunto ai ricordi di questi pochi analfabeti che ritornavano dal loro viaggio. Ma in ogni caso Pigafetta non fa dei grandi errori, indica sempre Sierra Leone, Guinea, qua in Africa. In quel tempo era Papa Alessandro VI Borgia. Spagna e Portogallo si contendevano le terre che i rispettivi navigatori andavano man mano scoprendo. Era bastato che Colombo sbarcasse sulle isole antistanti l'America e senza sapere dove fosse arrivato, perché tutte le terre intorno, senza confini, diventassero proprietà della Spagna. Il dissidio fu composto dal Papa. Decise che tutte le terre venissero divise da un meridiano che ad occidente scendeva in mezzo all'Oceano Atlantico e tagliava in due l'attuale Brasile. Tutte le terre, al di là di questa linea, tutte le Americhe quasi, venivano attribuite alla giurisdizione spagnola, mentre al di qua di questa linea, ad iniziare da una parte del Brasile e tutta l'Africa, l'India e l'Asia, venivano assegnate alla giurisdizione portoghese. Questa linea, questo meridiano, passando poi attraverso il polo, scendeva anche nell'Oceano Pacifico, tagliandolo in due, per cui entravano sotto il dominio spagnolo tutti gli arcipelaghi fino alle Filippine comprese. Ma era una linea incerta, le Molucche, per esempio, non si sapeva se appartenessero alla Spagna o al Portogallo. L'Australia, invece, attendeva ancora di essere scoperta. Magellano non va incontro al sole, come già aveva fatto Colombo per raggiungere le Americhe. Va diretto verso l'equatore. Sì, ecco,
Magellano poi taglia l'Atlantico e va sulle coste del Brasile. Pare sia giusto adesso. Beh, sì. Si va a sud. Ecco. Beh. Ecco, questo è il tragitto, è giusto, l'avete segnato bene, seguito da Magellano. Ma perché Magellano seguì proprio questa rotta piuttosto che un'altra? Beh, per eludere le navi portoghesi. Infatti, nonostante l'arbitrato di Alessandro VI, che aveva diviso il mondo in due zone di influenza, i rapporti fra portoghesi e spagnoli non erano certamente dei più felici. Anzi, i portoghesi erano piuttosto gelosi e invidiosi per l'impresa che Magellano si accingeva a intraprendere. Perché? Magellano era portoghese. E poi c'era un altro fatto veramente molto importante. Che cosa avrebbe reso in termini di mercanzie, di denaro, ma soprattutto di prestigio alla corona di Spagna quest'impresa? E allora i portoghesi pensarono bene che Magellano doveva essere tolto di mezzo. Magellano però era un marinaio astuto, un vecchio lupo di mare, come si dice, ed allora decise di costeggiare l'Africa, come voi avete segnato, di proseguire ancora per un tratto verso sud e poi di tagliare verso le coste del Brasile. A queste terre, quasi 20 anni prima, nell'aprile del 1500, erano approdati i portoghesi e diedero loro il nome di Isola di Vera Cruz. Il nome di Brasile discende da un legno rosso chiamato Verzil o anche Brasil. A 20 anni appena di distanza, il Pigafetta parla già di una terra più grande. Questa terra del Verzin è abbondantissima, è più grande che Spagna, Francia e Italia tutte insieme. Oggi il Brasile, grande quasi 30 volte l'Italia e con una popolazione appena il doppio della nostra, è il quinto paese del mondo per superficie. Un serbatoio di acqua, foreste ed ossigeno per tutto il mondo. Ma scendendo le coste del Brasile, Magellano e i suoi tentarono più volte di trovare questo famoso passaggio per l'altro mare. E una prima volta si fermarono in quella che noi oggi conosciamo come la baia di Rio de Janeiro. Pensate invece allo spettacolo che si presentò allora agli occhi di Magellano e Pigafetta. Una spiaggia deserta, qualche indigeno. In questo luogo esiste oggi una delle più belle città del mondo, Rio de Janeiro. Ed è qui che avviene il primo sbarco della spedizione, il primo contatto con le popolazioni del Brasile di allora. Da tempo quelle popolazioni sono state ricacciate dalla civiltà dei bianchi nell'interno, nelle foreste del Mato Grosso e dell'Amazzonia, e sono ormai in via di estinzione. E che da allora ad oggi le loro condizioni di vita non siano cambiate, ma semmai peggiorate, basta leggere il Pigafetta. I popoli di questa terra non sono cristiani e non adorano cosa alcuna. Vivono secondo lo uso della natura e vivono 125 anni e 140. Per un amo da pesca o un coltello davano 5 o 6 galline. Per un pettine un paio di oche. Per uno specchio o una forbice tanto pesce che sarebbe bastato a 10 uomini. Per un re di denari, che è una carta da giocare, ci dettero 6 galline e pensavano di avermi imbrogliato. Vanno nudi così uomini come femmine. Abitano in certe case lunghe che chiamano boi e dormono in rete di bambaso, legate nelle medesime case da un capo all'altro a legni grossi. In ognuno di questi boi stanno 100 uomini con le sue mogli e figlioli, facendo gran rumore. Fanno pane rotondo bianco de midolla de arbore, che nasce fra l'arbore e la scorza ed è come ricotta. Si disse due volte messa in terra, per il che questi stavano con tanta contrizione in ginocchioni, alzando le mani giunte. Questi popoli facilmente si converterebbero alla fede di Gesù Cristo. Hanno barche di un solo arbore, maschizze, che vuol dire strette e piatte, chiamate canoe, scavate con mannaie di pietra.
stessimo 13 giorni in questa terra, seguendo poi il nostro cammino, andassimo fino a 34 gradi e 1 terzo al polo antartico, dove trovassimo uno fiume d'acqua dolce. Qual era questo fiume d'acqua dolce? Era il Rio della Plata. Lasciata Rio de Janeiro, Magellano e i suoi, studiando attentamente le coste del Brasile, si imbattono in un'enorme apertura della costa, appunto, che è la foce del Rio della Plata. Vi si introducono, la esplorano, ma ad un certo momento si accorgono che appunto è acqua dolce, non sono più in mare. Quindi, logicamente, quello non è il passaggio che cercano. Questo è il momento in cui Magellano crede di aver trovato il famoso passaggio verso l'altro mare. A vedere dall'alto l'estuario del Rio della Plata, viene a pensare come a Magellano siano apparse tutte queste isolette, poste quasi a celare il passaggio tanto ricercato. In fondo, corsi d'acqua così grandi, Magellano probabilmente non ne aveva ancora visti, e neanche il Pigafetta. Già se pensava che da qui si passasse al mare de Sur. Adesso non è capo, se non fiume, e allarga la bocca 17 leghe. Altre volte in questo fiume fu mangiato, per troppo fidarsi, uno capitano spagnolo che si chiamava Joan de Solis e 60 uomini che andavano a discoprire terra come noi. Dunque ci dobbiamo ricordare che siamo nel Verzillo di anno Brasile, ma soprattutto che l'episodio, che a quell'episodio il Pigafetta non è stato testimone, cioè lui non l'ha visto di persona, non era lì, gli è invece stato raccontato e lo riferisce. Allora sarebbe il caso di stare attenti a non disegnarlo con tanta crudeltà, con asprezza. E io vi proporrei la rilettura di questo episodio proprio per capire come lui ci racconta questa storia. Questa usanza, lo uno contro l'altro, fu principio una vecchia, la quale aveva solamente uno figliuolo, che fu a Macì, per il che, passati alcuni giorni, gli suoi pigliarono uno della compagnia che aveva morto il suo figliuolo e lo condussero dove stava la vecchia. Ella, vedendo e ricordandosi del suo figliuolo, come cagna arrabbiata gli corse addosso e lo mordette in una spalla. Costui di lì a poco fuggì negli suoi e disse come lo volsero mangiare, mostrandogli il segnale della spalla. Quando questi pigliarono poi de quelli, li mangiarono, e quelli de questi, sicché per questo è venuta tale usanza. Non si mangiano subito, ma ognuno taglia uno pezzo e lo porta in casa mettendolo al fumo. Poi ogni 8 giorni taglia uno pezzetto mangiandolo brustolato con le altre cose per memoria degli suoi nemici. Questo mi disse Ioanne Carvagio Piloto, che veniva con noi, il quale era stato in questa terra 4 anni. Prima di arrivare a San Giuliano, la spedizione arriva ad un luogo che appare agli occhi di Pigafetta molto interessante e del quale nel suo diario ci dà una minuziosa descrizione. È l'isola dei lupi marini. Poi, seguendo il medesimo cammino verso il polo antartico a costo da terra, venissimo a dare in 2 isole piene di occati e lupi marini. Veramente non si poria narrare il gran numero di questi occati. In una ora cargassimo le 5 navi. Questi occati sono negri e hanno tutte le penne ad uno modo, così nel corpo come nelle ali. Non volano e vivono di pesce. Erano tanto grassi che non bisognava pelarli, ma hanno lo becco come uno corvo. Questi lupi marini diversi colori e grossi come vitelli, e il capo come loro, con le orecchie piccole e tonde e denti grandi. Non hanno gambe, se non piedi tacati al corpo, simili alle nostre mani, con unghie piccole, e fra i ditti hanno quella pelle che hanno le oche. Sarebbero ferocissimi se potessero correre. Nuotano e vivono de pesce. Dopo i cannibali e gli occati, Pigafetta incontra i Patagoni, non appena la spedizione arriva nel porto di San Giuliano. Un dì all'improvviso
vedessimo un uomo di statura di gigante che stava nudo nella riva del porto. Questo era tanto grande che noi ci arrivavamo alla cintura sua. Il capitano generale nominò questi popoli Patagoni. Professore, come si fa a dimostrare che Pigafetta nel suo diario è fedele alla verità? Per molta parte del suo libro questa verità è stata dimostrata dagli studiosi, dai geografi. È certo che Pigafetta ha un grande vantaggio. È il primo che alle popolazioni dell'Europa racconta in questo suo viaggio attorno al mondo di paesi lontani. E quindi il primo non ha tutti i doveri di credibilità magari che hanno i secondi e i terzi. Ma prendiamo alcuni episodi raccontati nel libro, alcune descrizioni. La descrizione, ad esempio, dei lupi marini, che Pigafetta chiama gli occari. Si tratta di una specie marina che poi è stata studiata e che esiste realmente. Oppure la prima straordinaria informazione che l'Occidente civilizzato riceve di quello strano cibo che è la manioca. Il lettore del Pigafetta poteva restare perplesso nei confronti di questo cibo, di questo pane fatto con midolla de arbore. Noi sappiamo oggi che la manioca costituisce una fonte di alimentazione per una vasta fascia delle popolazioni umane che vanno dal Brasile all'Asia lungo il Pacifico. Ma forse c'è un errore quando Pigafetta descrive gli indigeni della Patagonia come giganti smisurati. Sì, Pigafetta dice che i Patagoni sono talmente alti che un uomo europeo arriva con la testa appena alla loro cintura. Ebbene, io riprendo il discorso che facevo prima. Pigafetta è il primo a vedere queste cose e quindi spesso le sue descrizioni sono caratterizzate dallo stupore. Potrebbe essere addirittura uno stupore infantile, quello di un bambino che vede per la prima volta un grande animale o uomini diversi da lui. Lo stupore provoca poesia. Secondo me quell'immagine, un uomo dei nostri arriva appena alla cintura di un Patagone, è effettivamente un'immagine poetica per dire che i Patagoni sono altissimi.